Seguo il molo e il volo e tondo intorno al mare. Sgrano il mio rosario, chiedo fede da mostrare. Gli altri poi pensino per sé. Invitami se vuoi sotto braccio a passare. Carapezza, oggi qui al Teatro Biondo non ti vedremo nella veste di illusionista, ma da organizzatore, come mai ti è venuta l'idea di fare questo premio Palermo Danza 2012? Innanzitutto appunto per valorizzare appunto gli artisti locali, in questo caso appunto chi propone danza da diversi anni a Palermo, perciò Cinzia Cona, Rosario Mazzola, Deborah Serina, Marica Riggio, Elisa Pannello, sono tanti, tanti, sono 12 compagnie per appunto 12 coreografe che in questo momento appunto si stanno esibendo su questo palco, un prestigioso palco che dovrebbe essere della tra virgolette comunità, degli artisti locali, spesso questo non avviene. A volte persone come il sottoscritto, a volte lo fai tu, a volte altre persone che comunque organizzano eventi, organizzano queste manifestazioni appunto per valorizzare quello che avevo detto prima. Perciò per proporre anche in questo caso a te, alla tua data della televisione, ma anche alle altre televisioni che stanno partecipando, perciò innanzitutto grazie per aver partecipato. No, grazie a te perché ci darai delle emozioni stasera, la danza è emozione. Io non vi do le emozioni, io non ho tanto organizzato l'emozione che vi daranno appunto i ragazzi, le ragazze che si stanno esibendo. Sono più di 150 ragazzi che si esibiscono su questo palco per 12 appunto compagni. Ci sarà anche una sfilata di Lucrezia De Rosa, una stilista palermitana molto brava. E lei si occupa di danza, tutte. Si occupa di danza, appunto per questo l'abbiamo voluta, perché poi è quella la mia stilista, la stilista di Deborah e tante coreografe qua a Palermo. Tanti perciò, artisti. Tanti artisti, perciò è giusto che sia anche qua a festeggiare, è una festa questa, non è un concorso, non è una gara, non è niente di. Ma è soltanto una festa, è un riconoscimento appunto col premio Palermo Danza, riceveranno questa targa come simbolo appunto del loro impegno, del loro lavoro per la danza. E poi chissà, magari ci rivedremo il prossimo anno per la seconda edizione. Ma io lo spero, anche perché ho voluto istituire appunto questo premio per farne tanti altri, anche perché non ci sono solo queste 12 compagnie a Palermo, ma ce ne sono tante tante altre, anche perché non abbiamo solo Palermo città, ma c'è Palermo provincia, perciò sono tantissime i coreografi e le coreografe che dovrebbero avere un po' più di spazio. E sono con un insegnante, una ballerina oggi. Tu sei qua per la disciplina circense, giusto Marica? Ce la spieghi cos'è questa disciplina circense? Ah beh, la disciplina circense è una delle discipline più antiche al mondo. Diciamo che la portiamo in teatro, è una cosa abbastanza inusuale, ma da un po' di tempo a questa parte finalmente si ha una realtà contemporanea di circo, quindi non più il circo itinerante, non più il circo solamente dentro gli chapiteau, ma anche il circo nei teatri. Ma a proposito di circo, oggi ci deve essere un'altra bella sorpresa, Riggio. Ce la dici tu? C'è qui un signore accanto a te, ce lo presenti? Vi presento Josh Rizzuto. Ciao, piacere. Josh, che è successo? Che ho inseguito il mio cane, mi sono infortunato e quindi questa sera non sono con voi, non posso muovermi per come dovrei, di conseguenza preferisco lasciare. Perché insieme cosa dovevate fare? Sì. Perché avevamo appunto pensato di portare in scena qualcosa che potesse, diciamo, qualcosa di teatro fisico, qualcosa che potesse racchiudere ciò di cui mi occupo io e ciò di cui si occupa lui. L'idea di intrattenere il pubblico dando forma a quello che è la sua arte e quella che è la mia, quindi danza, hip hop, salsa, contemporaneo,
attività circensi e tant'altro. Vabbè, chissà, scusate, magari ti vedremo il prossimo anno la seconda edizione del premio Palermo Danza, eh? Anche prima forse. Anche prima. E sono qui con un'altra insegnante, con Sara Gulposo, stasera anche lei è premiata. Per che cosa viene premiata? Jazz coreografico. Cioè, ce lo spiego un pochettino. È sempre una branca della danza tra il moderno e il classico, però con un attrezzo coreografico che verrà usato, non posso dirlo adesso, certo. In coreografia. Però in realtà andiamo in TV dopo, per cui si può anche dire. Tool. E lui è uno dei ballerini? Lui è un pezzo forte del lo gruppo. Lo presenta, dato che... Massimiliano Cosenza. Lui sarà uno dei ballerini che vedremo, sì, sul palco. L'unico ballerino tra tutte le ragazze. Sì. Allora, tra le donne. Tra le donne. Com'è questo insegnante? È bravissima, è bravissima. È una mamma per noi, ormai è diventata. Quindi siamo molto emozionati e vogliamo emozionarla soprattutto. Vogliamo emozionare il pubblico. E allora, trasmettere qualcosa. Io vi auguro tanta emozione. Grazie. Per voi e per il pubblico. Grazie. Danilo Saladino, passiamo alla danza caraibica. Ce la spiego un po' questa danza caraibica? È bellissima, io mi piace il ritmo di questa danza. Sì, allora salve, buonasera a tutti. Praticamente sono anzi onorato di essere qui e far parte di questo grandissimo galà. E questa danza consiste in un mix di tantissimi balli, dalla salsa alla bachata al merengue. E praticamente noi siamo qui per fare emozione a tutti voi con il nostro mix di salsa portoricana e reggaeton. Anche tu stasera qui premiata, molto felice, emozionata? Ovviamente. Sì, sì, certamente emozionata, è sempre un'emozione, la danza è fatta di emozioni, quindi non posso che essere emozionata positivamente, nonché orgogliosa di ricevere questo premio ovviamente. Questa è la prima volta che viene istituito questo premio? Esattamente, spero che ci siano anche altre edizioni ovviamente oltre questa, perché è giusto premiare chi fa della danza la propria passione ogni giorno con tanto sforzo, sudore, e quindi è giusto insomma ricevere un premio, ecco. Ma infatti io spero che questo sia il primo di una lunga serie, di tornare qui a un altro teatro per dire la seconda edizione di Premio Palermo Danza. Speriamo, perché no, sarebbe una bella cosa. In bocca al lupo. Crepi. Indovinate che premio sarà? Lo rifacciamo. Olè. E allora? L'hanno allora, indovinato secondo sì, te? Categoria flamenco. Ma intanto ti presenti, perché io mi sono messa a ballare con te e non so neanche il nome in questo momento. Io mi chiamo Roselyn Mazzola e sono qui per la categoria flamenco. Emozionatissima. Da morire. Che cosa presenterai stasera? Allora, presentiamo quattro coreografie dove abbiamo fatto un ventaglio di sentimenti su queste coreografie, dalla rabbia all'allegria, alla malinconia, ai colori. Il flamenco è fatto di molti sentimenti, è vero? Sì, tanta passione, intensità, libertà di vivere. Pimiento y tomate, hay orejones y nieva, pero di
la bandiva de chollo, pa' que me tire la ropilla a la calle como un pícaro ladrón. E sono qui con la signora Nadia Genova, lei rappresenta la maestra di danza classica, verrà premiata per questo qui stasera al premio Palermo Danza. Allora, mi hanno sempre detto che la danza classica è alla base di tutti i balli, di tutte le danze. Sicuramente studiare danza classica è sicuramente farsi delle basi solide e buone per poter costruire poi qualunque stile di danza a livello professionale. Stasera sul palco chi vediamo? Quanti allievi? Allora, ho portato 10 ragazze che sono del classico superiore e abbiamo portato un pezzo di neoclassico, veramente. Infatti le ragazze ballano sulle mezze punte, è un pezzo molto morbido, elegante. E, insomma, sono le ragazze del classico superiore, giovani ma del classico superiore. Le ragazze prima di andare in scena hanno un urlo, qualche cosa che dicono prima di entrare? Di solito sì, c'è praticamente un in bocca al lupo che si fa, o c'è un'altra frase che è un po' volgare, diciamo. Qual è? Sono curiosa. Allora, si dice di solito merda. Non è volgare, io questa volevo sentire, perché a teatro si dice merda 3 volte, e c'è una storia, la dico sempre, le carrozze, i cavalli, per cui vuol dire tanto pubblico. Sì, infatti, è quello il significato. E allora, tanta merda. Grazie, auguri, grazie. E siamo qui con Giada Milazzo, che insomma la vedo un pochettino emozionata. No, assolutamente, no? Sono in attesa di fare esibire i ragazzi. Qual è la disciplina? Questa è una contaminazione di stili, dal moderno al contemporaneo, anche qualcosa di hip hop. Una contaminazione. Cioè, per cui faranno tutti questi... È una fusione di stili. L'ho lasciata Nicù al teatro di Tirambo e la ritrovo al teatro biondo Elisa Parrinello insieme a suo fratello Giovanni. Elisa, ma stasera tra tutte le cose che fai, cosa farai? Perché io tutte le troppe cose fai. Appunto, adesso ritorniamo indietro nel tempo e abbiamo deciso io e Giovanni di fare stasera ciò per cui siamo nati, la danza e la musica popolare. Wow! E scusa, aspetta, tu danzi e lui alle percussioni. No, al contrario, lui danza. Io danzo e lei alle percussioni. Io danzo e lei alle percussioni, tamborra e tamburelli. Sarebbe bellissimo. A piedi scalzi, Giovanni, non c'entreremo tutti a un 46 di piede. Torniamo alle origini allora. Assolutamente sì, è bellissimo, io sono nata con la danza popolare. Allora, io sono qui per intervistare tutti i ballerini. Sono sempre alle origini. Ma sai che mi devono dare un premio? Ma va? Ma sì, e infatti si chiama Premio Palermo Danza. Ah, è una cosa stupenda. Chissà chi mi premierà. Non lo so, è il primo anno, sì. Io non lo so chi te lo darà questo premio, però in bocca al lupo, ragazzi. Grazie. E comunque, torniamo alle origini. Voi fate sempre gli spettacoli al teatro di Tirambo, questi... E oggi proprio... ogni tanto ci sta anche uscire fuori, no? Andare in teatri più grandi. Anche perché la gente lo dimentica le origini. Brava, e ogni tanto... Che le facciamo ricordare. Ecco. Anche perché hanno visto danza contemporanea, danza brasiliana, tutti i tipi di danza. Ma manca quella nostra, quella popolare siciliana. La nostrana, ragazzi. E però io faccio una mescolanza, Di che cosa? Cosa mescoli? Tutte le danze popolari, tutte le tarantole, le tarantelle, le pizziche, un po' insieme, ma in 8 secondi, perché i piedi poi mi partono. Certo, perché la c'è il connubio Sicilia-Puglia. Certo. We'll be right back.
Elisabetta Cinà premia Elisa Parrinello. Nice. Giovanni, scusa. Giustamente in periodi di par condicio un bacio da una parte e un bacio dall'altra, non possiamo giusto. Dire altro. Scusa Elisabetta, a me no, non baci. Oh, baci mancherebbe altro, una bella, delle belle donne qua, è giusto scambiarci questi baci. Il momento del bacio, bacio e danza vanno bene insieme. Va bene tutto, va bene l'arte a 360 gradi e non potevo non baciarla perché io sono una sua gran fan, di quella proprio accanita, io adoro i Parrinello. Cristian Vinci, l'abbiamo visto qui sul palco, ma non ballavi, suonavi le percussioni? Non ballavo, esprimevo quello che è la mia arte e l'amore per la musica. Oggi mi trovo con uno strumento, diciamo, che non è il mio, il djembé, questo qui. Io sono un timbalero, prettamente stile cubano. Stasera abbiamo presentato un brano molto afro, polinesiano. Del resto danza senza la musica è la musica. Danza e musica sono come due, vanno pari passo, due partner che si accoppiano tra di loro e creano un'energia, mo, tante cose. Finiamo con un po' di musica, Cristian. Va bene. Io chiudo come il mio spettacolo, signori, se lo spettacolo è stato di vostro gradimento, fatecelo sentire con un grosso, ma grosso applauso. Al prossimo anno, premio Paese di Danza, speriamo 2013. Grazie mille Maurizio, grazie mille Diana, grazie a tutte le compagnie intervenute. Al prossimo anno il sipario si chiude e l'applauso continua. Questo programma è stato offerto da Rio Detergenti. Elisa, Elisa, saute-moi au cou, Elisa, 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 cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa.